9 studenti su 10 lavorano entro 12 mesi dal diploma. Un dato significativo che riguarda i diplomi conseguiti grazie all'Istituto Superiore Efficienza Energetica che si trova all'Aquila, vicino all'Istituto Superiore Tecnico Amedeo d'Aosta, che in un affollato open day ha illustrato corsi e possibilità. La fondazione offre moltissime possibilità agli studenti, davvero numerose. Il presidente Carlo Imperatore spiega che cosa fanno e le partnership che hanno. Allora, noi siamo una fondazione misto pubblico-privata, partecipata da aziende e, per quanto concerne il privato, e dalle scuole e dall'università e l'amministrazione provinciale per quanto concerne il pubblico. Sostanzialmente gestiamo dei corsi di alta formazione, siamo una scuola di alta formazione che si sta trasformando in una vera e propria academy, e finanziata dal MIUR e dalla Regione sulla base di progettualità che noi articoliamo, presentiamo, e se vengono ritenute positive vengono appunto finanziate. Quest'anno diciamo che siamo un po', c'è una nuova governance, c'è un'esplosione di attività. Noi quest'anno abbiamo due corsi molto importanti biennali in materia di efficienza energetica, perché il leitmotiv della fondazione è l'efficienza energetica. Noi studiamo sistemi per l'efficientamento energetico industriale. L'ITIS, Istituto Tecnico Superiore Amedeo d'Aosta, è la scuola capofila. Per la preside Marola è un motivo di orgoglio e soddisfazione, considerando che anche loro come istituto mettono molta attenzione su questo aspetto. Le ore in azienda aiutano e facilitano i ragazzi a crearsi un naturale ponte con l'esterno, con il mondo del lavoro, e gli studenti che hanno frequentato i corsi dell'ITS in realtà li consegnano poi a tutti i colleghi. Anche gli stage all'estero si sono rivelati degli strumenti importantissimi per acquisire competenze e conoscenze. Il tasso di occupabilità è molto alto, supera il 90% al conseguimento del diploma. Quindi è un'ottima opportunità, è un ottimo investimento. Io qui ho ritrovato oggi tantissimi diplomati del mio istituto e insomma ho caldeggiato di avvicinarsi a questo tipo di percorso. Praticamente finita il mio percorso di studi all'università, mi sono iscritto all'ITS per approfondire le materie, soprattutto energetiche, che si sono molto sviluppate in questo corso. La cosa che mi ha spinto maggiormente è le 800 ore di stage presso le aziende, che è un'opportunità che le università non danno, o meglio danno raramente, e ne ho approfittato effettuando questo stage alla Wolf House, un'azienda che produce case in legno a Vipiteno, quindi in Trentino. È un'esperienza molto importante sia dal punto di vista personale che dal punto di vista lavorativo.